L'emulazione è la più alta forma di adulazione. Shazam! Shazam! Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo. Oggi faremo la recensione di Shazam, ma come potete capire dalla location faremo una recensione un po' particolare, ovvero lo recensiremo mentre cucineremo degli hamburger di merluzzo con contorno di Santa Polenta. Sigla! Cominciamo! Mani! Mani fulminanti! Mani fulminanti! Mani fulminanti! Come ho detto prima della sigla, oggi parliamo del film Shazam. Ne parliamo oggi perché giusto oggi esce in Blu-ray e DVD, quindi vi consiglio di acquistarlo, vi metto il link qui sotto in descrizione. Tra l'altro approfitto per invitarvi a iscrivervi al mio canale, attivare la campanella delle notifiche, condividere il video con tutte le persone che vi stanno simpatiche o anche antipatiche, che me frega. Allora, il film di Shazam si colloca nell'universo DC, nel DC Extended Universe. Per intenderci, è quel universo narrativo in cui c'è anche il Man of Steel di Henry Cavill, c'è la Wonder Woman di Gal Gadot, c'è l'Aquaman di Jason Momoa, c'è il Flash di Ezra Miller. È un universo cinematografico, e il Batman di Ben Affleck, importante. È un universo cinematografico che sta avendo un po' di sfortuna perché ci sono già stati diversi reboot, perché Ben Affleck non farà più la parte di Batman e perché anche Superman, anche Henry Cavill probabilmente non riprenderà il ruolo di Superman, oltre al fatto che ha avuto diversi film con diciamo delle trame con diversi buchi di sceneggiatura che non sono stati apprezzati da tutti. Ma parliamo di Shazam. Shazam come fumetto nasce appunto come fumetto e nasce nel 39, un anno dopo la nascita di Superman. Cosa succede? Che questo supereroe inizialmente non fa parte della DC Comics, fa parte di una casa concorrente che è la Fawcett Comics, che ha talmente successo, fa talmente tante vendite che la DC Comics si preoccupa e denuncia la Fawcett Comic per plagio, perché Shazam aveva dei poteri un po' troppo simili a Superman. Tra una causa vinta e una causa persa, alla fine la DC Comics vince definitivamente la causa e la Fawcett Comic, che non è abbastanza forte per andare avanti, fallisce. E Shazam, che inizialmente non nasce col nome di Shazam, ma nasce col nome di Captain Marvel o Captain Marvel, va nel dimenticatoio. Neanche a farlo apposta, è proprio la DC Comics che acquista poi i diritti fumettistici di Shazam e introduce il personaggio di Shazam all'interno della sua cerchia di supereroi. Però non si può più chiamare Captain Marvel. Perché? Perché nel frattempo, in questi anni in cui non c'è stato in giro Shazam o Captain Marvel, il nome Captain Marvel è stato acquisito dalla Marvel Comics, che ha creato il suo Captain Marvel, di cui avete visto anche una trasposizione al cinema sempre quest'anno. Ci sono delle gag all'interno del film proprio sul fatto che Shazam non abbia un nome, sia perché se dicesse il suo nome potrebbe tornare alla sua forma non supereroe, ma anche perché appunto non si può più chiamare Captain Marvel. Infatti gli danno mille appellativi, lo chiamano Capitan Sparkle Finger e così via. Tra i vari appellativi compare anche Captain Marvel in piccolino in un video su YouTube dove lo riprendono, ed è appunto un gioco di parole dovuto a questa cosa che è successa. Il film di per sé è un classico film di supereroi, come non si vedevano da 10 o 20 anni a questa parte. A me ha ricordato moltissimo lo Spider-Man di Sam Raimi, e in certi momenti, nei momenti più avventura, mi ha ricordato anche Indiana Jones. È tra l'altro il primo supereroe che ha la magia in sé, non è un alieno con la superforza come Superman, non è Batman che ha tutti i suoi gadget, la sua intelligenza, il suo allenamento, non è un amazzone come Wonder Woman, ma è un mago fondamentalmente. Questo film ci mostra prima le origini del villain e dopo le origini del protagonista, perché mostrandoci prima le origini del villain
ci fa capire anche a cosa andrà incontro il protagonista. Il film è un film sulla famiglia, sulla ricerca della famiglia. È bello perché c'è un umorismo per la famiglia, ma comunque con una punta di humor nero, stile Deadpool, anche se non ai livelli di Deadpool, però è più simile allo humor che c'è nella vita reale, molto lontano dallo humor che ormai è diventato quasi fastidioso all'interno del Marvel Cinematic Universe, che è buttato lì sempre in ogni scena come se fosse un cazzo di cartone animato di Topolino. Trama brevemente: Billy è un ragazzo che continua a essere sballottato di casa in casa perché non ha una madre, o meglio, sua madre l'ha persa quando era piccolo e continua tuttora nel film a cercarla, non si dà pace. È un ragazzo con diversi problemi, non viene accettato da diverse famiglie, ma finalmente finisce in questa famiglia, nella città di Filadelfia, dove oltre a lui ci sono altri ragazzi adottati, ha 5 fratelli adottivi, che lo aiuteranno durante il film. Contemporaneamente c'è questo dottore che cerca un antico potere magico, che è il dottor Sivana, interpretato da Mark Strong, che ricorda vagamente Gru di Cattivissimo Me, che vuole imprigionare la magia perché anela più di tutti il potere. Questo li porterà inevitabilmente a uno scontro finale e da lì poi ci saranno diversi spunti narrativi per parlare appunto di famiglia, come ho detto. Torniamo al fratello adottivo di Billy, che si chiama Freddy. Freddy ha una disabilità, ha una gamba, cammina con l'aiuto di una stampella e ha una passione per i supereroi. I supereroi in questo caso sono i supereroi del mondo del DC Extended Universe, i supereroi che esistono davvero, quindi Superman, Batman e così via. Questa sua conoscenza dei supereroi aiuta Billy, che è a digiuno di questo mondo, a entrare più in contatto con i poteri di Shazam, e infatti Freddy e Billy testeranno insieme questi poteri e aiuteranno anche noi spettatori a capire i poteri di questo supereroe, di cui noi non abbiamo tutta questa conoscenza come possiamo conoscere Superman, Batman o l'Uomo Ragno. Oltre al dottor Sivana, che ho già nominato, ci sono anche altri villain, altri cattivi, niente poco di meno che i 7 peccati capitali. Li chiamano peccati capitali, anche se in realtà, se qualcuno conosce un pochino le cose, in realtà si chiamerebbero vizi capitali. C'è una sbagliata traduzione, o meglio, in America i vizi capitali li chiamano 7 deadly sins, 7 peccati capitali, quando in realtà vizio e peccato non sono la stessa cosa. Poi, se vi interessa scoprire la differenza, magari ne parliamo nei commenti. Tra le scene di combattimento tra Shazam e il dottor Sivana c'è una scena in un negozio di giocattoli che ricorda la scena di Big. Big è un film degli anni 80 o 90 in cui Tom Hanks, un ragazzino, desidera di diventare grande e diventa un adulto. L'adulto era Tom Hanks in questo caso, e Shazam è la stessa cosa, è un ragazzino che diventa un adulto, diventa l'attore Zachary Levi. C'è una citazione a Big, ovvero quando Shazam cerca di scappare dal dottor Sivana, si imbatte in un pianoforte di quelli sul pavimento e suona qualche nota, così come è successo in Big. Sempre in questo negozio di giocattoli, però, per scappare da questo dottore, gli lancia addosso un giocattolo di Batman. Allora, è un po' strano in realtà che ci siano i giocattoli di Batman, perché Batman nel DC Extended Universe innanzitutto è una leggenda, può anche darsi che non esista. Ma se esistesse, a Gotham sarebbe un vigilante, un giustiziere mascherato che uccide anche i criminali, o che quantomeno li ha uccisi per un certo periodo di tempo. Ed è strano avere un giocattolo. Sarebbe meno improbabile che ci siano i giocattoli di Superman, dato che in Suicide Squad abbiamo visto anche che c'è del merchandising di Superman, ci sono le magliette, e in più Superman è un simbolo di speranza, quindi ha un senso che i bambini giochino con un simbolo di speranza, ha un po' meno senso che giochino con il giocattolo di un vigilante che uccide i criminali. Sempre parlando dei vari scontri tra il dottor Sivana e Shazam, c'è una scena esilarante in cui il dottor Sivana e Shazam stanno parlando tra i grattacieli volando e sono a un paio di chilometri di distanza, e il dottor Sivana fa tutto questo discorso pomposo sulla sua conquista del mondo, tutte queste cose qua, ma Shazam non sente nulla
è una scena davvero esilarante. In questo film, fino a oltre il secondo tempo, Shazam non fa qualcosa di davvero eroico. Sì, fa qualche salvataggio, ma non fa nulla di realmente da supereroe, a parte salvare un autobus che sta precipitando, ma sta precipitando perché ha provocato lui questo disastro. Infatti, subito dopo, c'è un litigio tra Shazam e Freddy, il suo fratellastro, che gli fa capire come stia usando i poteri in modo banale, becero. Di tutta risposta, Billy Buxton, Shazam, gli dice: ah sì, perché vorresti avere tu questi poteri? E Freddy dice: grazie a cazzo, certo che vorrei avere dei superpoteri, mi basterebbe anche camminare. Freddy comunque ha una disabilità, fa fatica a camminare, avere i poteri di Shazam lo farebbe sentire anche più normale, più accettato. Questa cosa fa riflettere Billy e fa riflettere anche noi che guardiamo il film. Questo film è un film che parla di famiglia e di ricerca di famiglia. Infatti Billy per tutto il tempo ricerca sua madre biologica. Purtroppo quando la trova ne rimane molto deluso e capisce che la sua vera famiglia sono i suoi fratelli adottivi. Ci sono due particolari molto interessanti. C'è innanzitutto la scena di quando Billy si perde da bambino, vista dal punto di vista di Billy all'inizio del film e vista dal punto di vista della madre quando appunto si ritrovano i due, e ci fa capire come il punto di vista sia diverso. Questo è un tocco di classe della regia, e ci sono anche due regali in questa scena. Uno è la bussola, che è il premio di consolazione che la madre dà a Billy quando non riesce a trovare la tigre che Billy voleva. La tigre è un riferimento al fumetto, perché nel fumetto Billy è molto affezionato a una tigre dello zoo. Qua non c'è una vera tigre, c'è una tigre di peluche che si vede sia in questa scena sia quando Shazam dona la tigre a una bambina che ha salvato. In più c'è anche la canzone di Rocky, dato che, come ho detto, il film è ambientato a Philadelphia, Eye of the Tiger. Nel film ci sono humor e azione, ma non solo, ci sono buoni sentimenti e c'è un senso di epicità, un senso di epicità che in molti film Marvel standalone manca ultimamente. Qua invece c'è quel senso di supereroismo. Questo film ci mostra anche la condivisione del potere. Infatti Shazam a un certo punto, alla fine, il suo potere magico lo condivide con i suoi 5 fratelli, che a loro volta diventano Shazam. Se dovessi trovare un difetto, almeno alcuni hanno segnalato questo come difetto nella pellicola, è che Billy Buxton, quando è Billy Buxton, sembra più adulto di quando è Shazam. Quando è Shazam è molto più fanciullo. Può essere un errore di scrittura, sì, ma non necessariamente. Fondamentalmente Billy, quando è Shazam, indossa una maschera, indossa il corpo di un'altra persona, quindi si sente più libero di fare molte cose. Sicuramente sarà capitato anche a voi, se avete fatto cosplay o se avete fatto un ballo in maschera, di sentirsi più liberi di fare, tra virgolette, cazzate quando avete una maschera addosso. Questo perché si tolgono un po' di inibizioni e Billy, nella forma di Shazam, cerca un po' di riprendere l'infanzia che non ha mai avuto. Nella scena finale c'è un cameo con Superman, tra virgolette, anche se non vediamo il volto di Henry Cavill, vediamo il costume di Superman, questo proprio perché Henry Cavill può essere che non riprende il ruolo di Superman. E poi ci sono i titoli di coda con degli schizzi, dei disegni di Shazam e una colonna sonora un po' punk rock. Questi titoli di coda fatti in questa maniera li abbiamo visti anche in Spider-Man Homecoming, li abbiamo visti anche in Deadpool, seppur non con la colonna sonora punk rock, ma devo dire che in Shazam calzano proprio a pennello, molto più che negli altri due film. Dopo i titoli di coda ci mostrano un altro villain, che è Mr. Mind, che è una lumachina che parla con il Dottor Sivana. È un preludio a quello che potrebbe succedere in un Shazam 2. Non possiamo parlare di Shazam in questa sede, con questo outfit, senza parlare del doppiaggio di Maurizio Merluzzo. Maurizio Merluzzo ha fatto un doppiaggio egregio, perché io quando ho visto Shazam la prima volta non mi sono accorto che era la sua voce. Per me quello era Zachary Levi che recitava, quello era Shazam, punto. Mi ci è voluto una seconda visione, anche perché per fare la recensione me lo sono rivisto una seconda volta, e alla seconda visione ho aguzzato un po' l'orecchio e in alcuni passaggi ho associato il volto di Maurizio Merluzzo alla voce, ma altrimenti ero totalmente immedesimato. Quindi credo che questo sia
un segno di un bellissimo lavoro fatto dal doppiatore. Dato che abbiamo parlato di Maurizio Merluzzo e sono in cucina, non possiamo che passare alla frullanza. Nel riquadro che avete visto poc'anzi, mentre parlavo di Shazam, io preparavo dei fantastici hamburger di merluzzo con contorno di Santa Polenta e Pepsi Cola, perché non abbiamo trovato la Dr. Pepper. Dr. Pepper che si vede nel film insieme a Dr. Sivana. Si sono laureati insieme. Perché ho scelto questa ricetta? Perché l'hamburger rappresenta l'americanità oltre che Amburgo. Merluzzo rappresenta Maurizio Merluzzo e la Santa Polenta è l'esclamazione che fa sempre Shazam, che fa sempre Billy Buxton. Vi ricordo che normalmente il merluzzo non si trova sotto forma di hamburger, si trova sotto forma di filetto di merluzzo patinato, quindi viene fatto con il pan grattato, ma noi non avevamo il pan grattato e allora abbiamo usato il cool grattato. La differenza è che è un po' meno igienico ma molto più saporito. Andiamo a frullare. Sentite questo scroscio, farà lo stesso rumore nello stomaco. E andiamo a gustare questo preparato. Si sente la saggezza di Salomone in questa ricetta, si sente la forza di Hercules, si sente la resistenza di Atlante, che era bravissimo in geografia, si sente l'ingranaggio Z di Cristallo, si sente anche la forza di Apollo, che fece una palla di pelle di pollo insieme a suo figlio Apelle, e si sente anche la frullanza di Merluzzo. Con questo è tutto, io con la troupe che oggi mi ha aiutato finirò questo piatto, magari frullandolo tutto, e vi aspetto al prossimo video, e ricordate che Shazam è meglio. Siete ancora qui? Grazie per essere rimasti fino alla fine. Per quanti di voi che non hanno capito perché ho fatto una recensione in una cucina frullando e cucinando del cibo, vuol dire che fate parte di quella piccola schiera di persone che per qualche strano motivo conoscono il mio canale YouTube ma non conoscono il canale YouTube di Maurizio Merluzzo. Maurizio Merluzzo è appunto il doppiatore che ha doppiato Shazam, ma è anche uno YouTuber molto conosciuto per questa sua web series chiamata appunto Cotto e Frullato. Se non la conoscete vi metto il link in descrizione. La web series è stata una serie di grandissimo successo, ha avuto 2 stagioni e un film, vi metto il link in descrizione anche del film che dovete vedere dopo aver visto però la trasmissione, ed è stata scritta, sceneggiata, diretta da Paolo Cellammare e condotta o interpretata, che dir si voglia, da Maurizio Merluzzo. Per quanti di voi che invece non hanno apprezzato la mia recensione, non hanno apprezzato il film di Shazam o magari conoscono Maurizio Merluzzo ma non apprezzano Cotto e Frullato, ho una soluzione anche per voi. Potete prendere il bastone di Shazam e infilarvelo nel culo.